Una vera e propria gara di solidarietà per Federica Tropiano, la ragazza rimasta gravemente ustionata a Teggiano, per la quale era ed è ancora necessaria la donazione di sangue zero negativo. Una gara che vale sempre disputare e non certo per vincere, e alla quale il Vallo di Diano ha risposto presente. Questa mattina si sono presentate al centro trasfusionale del Luigi Curto di Polla circa 50 persone per donare il sangue per Federica. Altri potranno donarlo anche nei prossimi giorni. Prima, come hanno fatto circa le 50 persone di questa mattina, bisognerà effettuare il triage e specificare che la donazione che si sta effettuando è destinata a Federica Tropiano, ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli. Medici, tecnici e infermieri del reparto pollese stanno lavorando senza sosta, sia ovviamente per la 21enne di Teggiano, sia anche per il lavoro ordinario, che non manca mai. Come ha risposto presente il territorio valdenese, ha fatto altrettanto quello napoletano. Anche all'ospedale Cardarelli, nel centro trasfusionale sito al piano terra del padiglione E, in molti hanno donato il sangue per Federica, rispondendo all'appello della famiglia. Per donare il proprio sangue per Federica, oltre ad appartenere al gruppo sanguigno zero negativo, non bisogna essere affetti da gravi patologie o anemici e non bisogna avere fatto tatuaggi negli ultimi 6 mesi. Siamo davvero grati a tutti quanti hanno voluto aiutare la nostra Federica, fanno sapere i familiari della 21enne vittima di un incidente domestico, ed è per noi e per Federica un'azione che ci dà forza di reagire. Ringraziamo coloro i quali hanno donato il sangue, chi ha dedicato un pensiero a Federica, gli operatori sanitari che si stanno mostrando tanto disponibili, così come le associazioni e ovviamente gli organi di stampa. La gara non è ancora vinta e si può e si deve ancora partecipare anche nei prossimi giorni. Si potrà donare il proprio sangue zero negativo al centro trasfusionale di Polla, dicendo che è per Federica Tropiano, e se non si ha quel tipo di sangue si può donare lo stesso, perché la donazione del sangue è sempre necessaria.